Buongiorno, benvenuti a Omnibus, benvenuti ai nostri ospiti. Li presento subito. Intanto c'è Augusto Minzolini che Ciao. sta lì, che scartabella i giornali, senatore di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno. Poi c'è Alessia Rotta del Partito Democratico. Buongiorno, è deputato del Buongiorno, buongiorno. Partito Democratico. Accanto a Come me, si fa giornalisti, sempre? c'è Salvatore Merlo, buon del Foglio, bentornato. E c'è Ilaria Bonaccorsi che è la direttrice e direttore di Left, quindi la sinistra è rappresentata, la sinistra della stampa. E poi ci collegheremo tra poco con Torino, dove ci sarà il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti. E avrà molto da dirci anche perché ha un suo piano per la riduzione delle tasse, che è, diciamo, la terza fase, ma questo poi ce lo racconterà dopo. Naturalmente non possiamo però non partire con Minzolini Sì. dall'addio clamoroso, clamoroso, annunciato, se Chiaro. n'era parlato, però l'avevate sempre negato. Gli altri di Forza Italia dicevano sì, ma c'è solo 3, 4, e invece poi la decina che serve per Ma fare lì il gruppo ancora non parlamentare. sono usciti, adesso, i nomi. I Probabilmente li nomi. avrà, però dai, lì dentro c'è un po' tutto. E tu sai benissimo che sono sempre stato un garantista, non mi piacciono le cose, ma qui non è un accordo con Verdini, è un accordo con Lombardo, è un accordo con Cosentino, perché di fatto, diciamo, all'interno del gruppo c'è, diciamo, la rappresentanza parlamentare di personaggi che non Forza Italia, anzi, ma diciamo, il PD ha messo sempre, diciamo, ha crocifisso, ci ha fatto addirittura delle campagne. Detto questo, sai, la politica è fatta anche di queste cose. Io credo che il problema di Verdini sia che non ha una prospettiva politica, cioè un'operazione del genere arriva al 2018, è sempre che, ma è tutto da vedere, ma leggendo i giornali non mi sembra, con l'Italicum Renzi non accetti di avere Verdini e i suoi dentro le liste del PD, è un'esperienza che finisce lì. Mi serve soltanto a Penso che serva due scavallare la cose, legislatura? penso che Ok. serva due cose. Qui perché di fatto c'è il generale che all'interno, diciamo, delle Camere, come tu sai benissimo, porta tendenzialmente pezzi di rappresentanza ad arrivare fino alla fine della legislatura. Dall'altra parte serve a Renzi, e per questo secondo me è successo ora, perché deve piegare o comunque deve andare a una trattativa con la minoranza del PD avendo pronta un'alternativa. Questo mi sembra abbastanza chiaro, perché altrimenti non si capisce perché questa operazione viene fatta Non la ora. vogliamo fare una riflessione, come dire, anche umana su Berlusconi, abbandonato prima da Bondi, poi da Verdini, Posso dirti una tutto sommato cosa? Verdini Però dal ti dico, 1995. tra le tante cose che ci sono, poi ecco, leggo qui, ti fai comandare da quelle tre ragazzine, via dicendo, ci saranno pure questi aspetti folcloristici che fanno parte un po' diciamo, della Beh, storia di però un Forza po' di Italia. magari di Ma c'è un dato fastidio però poi. squisitamente politico. Il dato politico è che da una parte c'è qualcuno che immagina che l'operazione del partito, della nazione, via dicendo, possa coinvolgere e possa avere, diciamo, un suo futuro, e dall'altra invece c'è chi ancora pensa, Berlusconi in questo caso, che in ogni caso deve avere una posizione di opposizione intransigente, sia se vuoi far evolvere il PD in un senso o nell'altro, sia se vuoi rimettere in piedi il centrodestra. E io credo che da questo punto di vista, ecco perché. Al di là dei discorsi che si sono fatti, io pensavo, rispetto alla posizione di Berlusconi di ora, cioè di opposizione, questo tipo di scissione sarebbe stata ineluttabile. Mi sembra abbastanza chiaro, anzi è un chiarimento per alcuni casi. Prima di vedere il Mi risvolto raccomando. per il Partito Democratico, vorrei andare dall'esperto Salvatore Merlo del Foglio sulle vicende del centrodestra per leggere, per sapere se condividi la lettura che ha fatto, diciamo, da interno, anche da politico, oltre che da osservatore Minzolini. Sì, la cosa che mi convince di più di quello che diceva Minzolini è che questo passaggio di Verdini sostanzialmente alla maggioranza serve a Renzi per trattare meglio con la minoranza del Partito Democratico, per avere un'arma, uso questa espressione sempre così incongrua e non elegante, di ricatto nei confronti della sinistra interna al PD. Poi c'è, dal punto di vista non folcloristico, ma della composizione del gruppo intorno a Silvio Berlusconi, un dato interessante che
conferma un fenomeno che è cominciato molto tempo fa, cioè è completamente cambiato il mondo intorno a Berlusconi. Poi quello è un partito strano, un partito non partito, un partito familiare, aziendale, conta molto chi frequenta Arcore e chi sono... È una corte, no? Con tutti i meccanismi tipici. Ma è cambiata la corte tipici. Perché la corte è fatta della Pascale, di Maria Rosaria Rossi? Certo. Cioè, questo è un elemento effettivamente di difficile gestione da parte dei Verdini. Basta guardare la fotografia di un anno fa, cioè, diciamo di più di 2 anni e mezzo fa, c'erano Bondi, c'era Bonaiuti, c'era la segretaria Marinella Brambilla, c'era il maggiordomo Alfredo, e sono tutti spariti, tutti ricollocati in altre... quelli che stavano in politica sono andati in altri partiti, la Marinella che stava con lui da 20 anni è andata a lavorare per Luigi, il figlio minore, Alfredo ha lasciato il palazzo ed è andato a fare è aperto un ristorante qui in centro a Roma, e adesso va via Denis Verdini, che è stato per il Don Chisciotte Silvio Berlusconi, insomma Sancho Panza negli ultimi 15 anni in sostanza, l'architetto di retrovia, l'uomo di tutte le operazioni così più acrobatiche, compresa quella dei responsabili di recente memoria, che ricorda un po' anche questa, che è un segno di affaticamento ovviamente anche per Renzi, perché che il rottamatore si debba affidare a Verdini, le cose a Verdini diceva. E allora vado da Alessia Rotta perché le leggo quanto scrive oggi Stefano Folli su Repubblica. L'apporto di Verdini, non certo il primo caso di trasformismo parlamentare nella storia, aiuta Renzi ma non può guarire la debolezza politica della maggioranza, né rimediare a una spaccatura nel PD. Infatti è qui il fulcro della questione. Il PD, come si è definito negli ultimi anni, non sta più in piedi. La riforma fiscale di Renzi lo dimostra, e poi dopo ci arriviamo alla riforma fiscale. Intanto vedo e do il benvenuto, lo stanno microfonando, Enrico Zanetti, sottosegretario dell'economia di Scelta Civica, però insomma è una questione che dà parecchio fastidio, questa di accettare, addirittura pensare a questo appoggio di Verdini. Erano un po', dal punto di vista del PD, non oggettivo, ma dal punto di vista del PD un po' gli impresentabili. Io penso che una cosa, cioè rimanendo a parlare di politica, del merito della politica, che a questo credo che interessi, e se parliamo di altre cose invece si crea quella disaffezione che purtroppo vediamo costante nel paese e che porta altrove, no? Anche l'elettorato, penso, del paese. Intendo dire che non ci interessa, io credo che politicamente non abbiamo nulla a che vedere con che Verdini. Penso che qui stiamo parlando di una crisi di un partito, non parlo d'altri, di Forza Italia, ma che è sotto gli occhi di tutti, non solo di una trasformazione dei suoi colonnelli generali o chi sostiene Berlusconi, ma una crisi dello stesso partito, e ce lo dicono anche i numeri, ce lo dicono le elezioni, e dall'altra parte ad una trasformazione, vorrei dire, del Partito Democratico, che è in corso da tempo, non parlerei assolutamente ovviamente di trasformismo, di una linea, io credo, riformista. Riformista si intende del cammino delle riforme, dal mio punto di vista, e quindi noi stiamo facendo delle cose. È chiaro che all'interno, ma io vorrei conoscere il giorno, se lei ha memoria come me, di quando il Partito Democratico, io sono stata eletta 2 anni e mezzo fa, di un momento tranquillo, non solo per la stagione che abbiamo attraversato, penso al primo governo Letta, al governo Renzi ora, alla mancata elezione del Presidente della Repubblica e via dicendo. Ma da sempre, io direi che è una forma di pluralismo e di pluralità di voci particolare, no? Quella all'interno del Partito Democratico. E quindi il cammino del Partito Democratico, la linea del Partito Democratico è costantemente in evoluzione. Io credo che però su una cosa noi fondiamo il Partito Democratico nella segreteria di Matteo Renzi, cioè quella che vogliamo fare queste riforme. Le vogliamo fare anche in maniera condivisa, proprio nel merito. E il tema... di dove sta il Partito Democratico. Il Partito Democratico oggi sta attorno a questa idea. Cioè farle a qualunque costo, no, ci sta. Ma a qualunque costo... Perché non capisco il richiamo. A qualunque costo significa che discutiamo nel merito e non di altro. Guardi, quindi è curioso... se sul merito ci guardi, sta Verdini, va bene Verdini... Io mi quindi sto lei dice non ha ragione Stefano Folli a dire che c'è un problema anche però... No, c'è un imbarazzo politico. Io o però no? Vorrei distinguere le cose. Stefano Folli che cosa dice? Lui dice... C'è il Partito Democratico al suo interno che è spaccato, io direi bella novità,
no? Bella novità. Ma no, io quello che... No, questo parlavamo della cosa di Verdini, certo che è spaccato, c'è la minoranza, va bene, ma insomma... Allora, sul fatto condivido... Non era questa la domanda era proprio se questa possiamo vicenda di oggi, perché parliamo di questo... Noi non abbiamo chiesto a Verdini di... Quando D'Alema dice intorno c'è tutto un mondo che non vorremmo avere intorno al PD, riferendosi a Verdini, a questo. Ma ecco, io mi chiedo perché problema. Il PD non stia attorno al PD, questa è la mia domanda. Sì. No, voglio dire... Vabbè, quindi serve... No, e sul discorso del piano B, è ovvio, cioè qui non è che nessuno è ingenuo, no? È ovvio che se hai un piano B sei più forte. Guardiamo l'Europa, quando Renzi va in Europa sulla questione dei migranti, altrimenti che cosa? Ci arrabbiamo se non troviamo il consenso. È ovvio che avere un piano B, o io non lo voglio neanche chiamare piano B, voglio chiamare chi ci sta sulle riforme o no, perché per me oggi la partita del paese è questa. O riformi o il paese non ce la fa più, e non ce la fa più perché Roma nel nome delle riforme va bene anche Verdini, perché si facciano, se garantiscono questi numeri va bene. Ma questo io, è nel, mi pare nel di nome di nelle nuove riforme che chiediamo di sì, cui sì, chiediamo no, la condivisione, ovviamente sono quelle che, nelle quali credete. Prego. Io non sono convinta che sia di imbarazzo Verdini per Renzi, la dico lì. Cioè, io credo che ci sia una grande simpatia e anche un grande feeling. Cioè, la crisi del partito, voglio dire, il partito di Berlusconi era evidentemente un partito del padrone. Ogni corte che si rispetti, e lo dico da storia, che è basata sulla gestione del potere, se c'è meno potere c'è meno corte. Normale, lo sapevamo. Il problema è quello che sta accadendo nel PD, è il PD che diventa un partito del padrone, in cui si accentra tutto, e dal padrone vanno anche i colonnelli che hanno perso il loro. Cioè, mi sembra una... La cosa che mi preoccupa è la trasformazione del PD, quando si parla di condivisione, ma quale? Si fanno le cose a botte di fiducia? Discutiamo del merito delle riforme, sì, molto volentieri, è certo. Il merito, secondo me, no? Ne parlerà tra poco Zanetti, anche questa rivoluzione copernicana è una cosa che sfiora il ridicolo, cioè vi copia in modo evidente, quindi insomma stanno cadendo tutti quei paletti che imbarazzano me, che mi ritengo di sinistra. Ma credo che non imbarazzino Renzi, io sono convinta di questo, credo che per lui, a me imbarazza aver abolito l'articolo 18, a me imbarazza per esempio ridurre i diritti delle persone, mi imbarazza moltissimo per un partito di centro-sinistra. Che con la modifica dell'articolo 18, ma infatti è il merito delle cose, sono le cose che non vanno, guardi, il problema è l'evoluzione del Partito Democratico, non tanto, ahimè, la frammentazione del centrodestra, sì, che è evidente. Frammentazione, io su questo vorrei pure dire qualcosa. Sulla frammentazione del centrodestra ci arriviamo dopo, perché volevo sentire cosa ne pensa Zanetti. No, mi fanno segno che l'audio non funziona. Zanetti, non ci sente dallo studio? Sì. È l'audio, è il suo audio che non c'è. Spero che si risolva presto questo problema, perché volevo sentire che cosa ne pensa. Sì. Di questo frammentazione, partiamo da un presupposto: non è che si arriva a un cambio di linea così perché si sta frammentando il partito, perché tutti quei pezzi di centrodestra che sono finiti con Renzi, dal punto di vista dei consensi, sono finiti. Cioè NCD non esiste più, ormai è una specie di, d'accordo, chiamiamolo così, sta là. Però cioè, per Renzi sono occasioni politiche, la stessa, no? Cosa. Sono numeri. I numeri, se noi e andiamo a vedere, se noi... Numeri. Ma guarda, vedi, io la sto vedendo da quest'altra parte. Se andiamo a vedere, ad esempio, i dati, lo stesso di Forza Italia, non è che improvvisamente Berlusconi cambia linea perché... Cambia linea perché da quel punto di vista quello che era un consenso tot, 33%, stavamo lì con... alla fine di 2 anni, tra governo Letta e atteggiamento sul governo Renzi, noi ci ritroviamo, lo sai benissimo, alle regionali con quei numeri. Per cui di fatto lì c'è una mossa politica, non trovo una mossa politica dall'altra parte, perché se tu fai un'operazione del genere, io Verdini, e mi metto in una logica di alleanza con chi non vuole allearsi con me, che addirittura si vergogna e che quindi non farà nessuna... Ma posso chiedere, credi? Un'alleanza con me credi? Dopo. No, che non si voglia alleare con Verdini? Che non sia invece ma il partito no, della io credo, nazione? Perché è impossibile. Guarda, l'indistinzione? No, è impossibilitato a farlo. Lì c'è, secondo me, un grande rebus, nel senso che Verdini e gli altri che sono lì partono con l'idea che si possa cambiare l'Italia e tornare al premio di coalizione. Ed è tutto da vedere se... Questo dicono. Io dico una cosa del genere, è impossibile, perché il giorno dopo che lo fa
Renzi, tutto il suo progetto di Partito della Nazione cade. Il giorno dopo avremmo subito una scissione a sinistra, cambierebbe completamente il progetto. Più che altro cambiare l'Italicum forse significherebbe dire ho paura di perdere in questo modo. Avendo questo, su una legge su cui ha messo la fiducia, io questo anzi vorrei chiedere a Alessia Quindi, Rocca, però politicamente non siccome la scommessa di Verdini sembra essere questa, se secondo lei sono possibili delle modifiche all'Italicum su quel punto lì o... Io credo che soprattutto su quel punto non siano possibili, e però voglio notare quello che è oggi, non quello che sarà domani. Quello che ha appena detto Menzorini ci dice che comunque Verdini se ne va, si stacca senza avere nessun tipo di rassicurazione, cioè per me questo è il dato di fatto. Ecco, oggi, scusi, no? le volevo chiedere anche questo. Cioè non c'è una contropartita. Qual è la contropartita di Verdini? Non ci sarà, cioè che cosa potrebbe avere in cambio dal PD di Renzi, Verdini? Io non voglio fare della dietrologia, perché purtroppo questo paese è pure ammalato, si è ammalato, no? Quando noi vediamo il caso di Crocetta, vogliamo discutere se è incapace o capace politicamente, oppure se sono delle intercettazioni presunte o vere a determinare la nostra politica. E anche in questo caso, secondo me, non c'è nessuna dietrologia, tant'è che questo non si modifica, questo Menzolini, questo ad oggi è il discorso, vorrebbe o gli farebbe comodo per fare questo passo una modifica del Italicum, che non c'è e non ci sarà e quindi si staccano. Quindi, e non ci sono contropartite altre rispetto o ingressi del passato, Menzolini, ti ricordo sempre che c'era qualcosa che poi si è trasformato in un processo politico di compravendita di parlamentari. Allora, posso dirti una cosa? Fermati un attimo, perché a questo punto tanto vale, visto che io spero che si risolva rapidamente il collegamento con Lanzanetti, perché l'ho già detto poi in un'altra occasione, prima, quando è cominciata questa, diciamo, tutta la vicenda. L'antropologia delle persone che vanno con Verdini è l'antropologia di parlamentari che sono all'ultima spiaggia, chiaro? Ci sono dai 300 ai 600 nomine medio-basse che debbono essere date, proprio di governo. Nomine, non di governo, nomine. Di sottogoverno. Allora io voglio vedere alla fine di questa vicenda, fra 6 mesi, 7 mesi, dove andranno, diciamo, collocate quelle nomine. E qui mi fermo. Quindi, perché smettiamola di fare... Dobbiamo rinviarla. Sono stufo, perché questo qui bisogna essere abbastanza seri, che da una parte fai un processo e poi il trasformismo, che in questo è proprio il male di questo paese, poi venga invece dall'altra parte utilizzato come se fosse una cosa normale, anzi uno strumento politico. Non è così. Allora, è un male. Lì, infatti, la cosa dubbiosa è quello che a me mi fa pensare, visto che non c'è un ragionamento politico dietro, nel senso non c'è una meta, quindi la risposta, visto che nessuno dà niente per niente, probabilmente è un'altra, ed è quella di cui io ho accennato senza saper nulla, però mi sembra abbastanza chiara. Allora, questa però la verifica dobbiamo rinviarla a un omnibus sei mesi, però ci ricordiamo che Menzolini l'ha detto. No, e comunque la domanda della contropartita non può non rimanere. Però bisogna dire una cosa. Cioè, che cosa ci guadagna anche politicamente, perché le obiezioni che faceva Verdini. Questo non ne ho idea, sappiamo tutti che Verdini ha un rapporto antico, storico con Luca Lotti e forse anche con Matteo Renzi, che deriva dalla loro comune provenienza fiorentina. E Verdini ha fatto politica per 20 anni in Toscana e loro sono tutti toscani. E questa è la ragione ovvia della loro... Militando in partiti diversi, giusto? Cioè, però ci si frequenta. Si conoscono. Il punto è che Verdini non entra nella maggioranza, questo Renzi non lo farebbe mai. Cioè è un fenomeno molto diverso da quello del passaggio di certi senatori nelle passate legislature dal centro-sinistra al partito del presidente Berlusconi. Che è molto diverso, perché qui non c'è una responsabilità di Renzi. Cioè Renzi dice tu vieni, va bene, fai quello che ti pare, mi dai i voti, va bene, ma non entri organicamente nella mia, anche perché non vuole, non se lo può permettere, non gli piace questa cosa a Renzi, è così evidente. Dopodiché dico una cosa almeno chiara. I lombardiani, chi ci ascolta, capisce di cosa stiamo parlando. Di Lombardo, l'ex governatore della Sicilia. Sono passati a Scelta Civica, questo mi dicono.
Quindi di fatto lì c'è anche un passaggio, diciamo, politico all'interno della maggioranza da parte dei senatori. Quando, di adesso Lombardo. Io spero che prima o poi riusciamo a collegarci con Torino. Non c'è una questione per... che si gettò questa parola così densa, morale nel rapporto tra Renzi e Verdini. È una fisiologica assolutamente normale, spiegabilissima meccanica di tipo parlamentare. Poi nella politica succede molto di peggio, è già successo. Molto di peggio. Allora, Alessia Rotta, su questa cosa di Verdini si è scatenato, ieri era nostro ospite qui a Omnibus Bersani, ma lo ha detto anche D'Alema, abbiamo ricordato, sia in termini, diciamo, proprio di mutazione poi del partito, sia perché evidentemente temono anche che la minoranza possa diventare irrilevante o essere disinnescata nel suo spazio di manovra al Senato. Però accanto a questo, dalla minoranza, ieri sono arrivate anche molte bordate sulla questione proprio delle tasse, per la verità non solo dalla minoranza, perché oggi c'è addirittura il responsabile economico del Partito Democratico, Taddei, che in due interviste dice però le tasse sulla casa, insomma, non sono tanto convinto, prima bisogna fare altro. E poi ieri il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, in un'intervista sul Foglio, lo stesso diceva però la casa, insomma, è tassata dappertutto, attenzione, perché quelli sono cespiti certi e comunque poi i servizi si devono finanziare e pagare. Allora, su questo primo rassicurare, mi sembra, la vigilia, cioè, subito dopo l'annuncio e l'assemblea, io accanto a Taddei ricorderei comunque anche il ministro Padoan, che ha condiviso la linea con il Premier. Quanto detto appunto da il presidente di ANCI Fassino, che ha detto che questo non si tradurrà in minori servizi. Io credo che da tempo parliamo di questo scaricabarile delle tasse e dei servizi, no? Chi impone le gabelle e chi invece eroga i servizi. Allora, su questo c'è un dibattito da tempo, da quanto è che parliamo della local tax, che dobbiamo vedere, e questo ragionamento, questo discorso sulla tassa, che vedremo poi come si svilupperà nella sua puntualità e rispetto anche alle coperture, dove arriveranno. In un'altra intervista appunto il ministro Padoan ha fatto la roadmap, insomma, della spending review insieme al commissario Gutgeld. Ma quello che voglio dire è l'intervento organico. Quello che ci interessa è cosa era stato fatto da Berlusconi prima, poi da Letta e poi quello che si vuole cercare di mettere ordine oggi: garantire comunque i servizi, non lasciare alla canna del gas i comuni e gli enti locali. Ha detto Renzi che taglia le tasse, non... ha detto taglia le tasse sulla casa. Taglia le tasse sulla casa non significa lasciare i comuni senza, però insomma lei dice a dispetto delle critiche si farà questo taglio. Io penso anche un'altra cosa, voglio dire un'altra cosa. Nell'annuncio fatto da Renzi si parla sì di tassa sulla casa, di tagliare la tassa sulla casa, perché è un aspetto sentito, ed è un aspetto sentito di grande ingiustizia da parte dei cittadini. È vero che arriva poco gettito da quello e che si può incidere su altro? Io dico di sì. Infatti la roadmap del taglio delle tasse, chiamiamola così, riguarda anche altre tasse, l'IRPEF, sì. E io ricordo l'IRAP quest'anno, oltre alla proposta di Zanetti che abbiamo che adesso detto adesso sentiamo tutti, il piano Zanetti, speriamo di sentirlo prossimo, dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in onda. Allora, stavamo parlando delle critiche che sono arrivate ieri molto forti, Zanetti, sulla tassazione sulla casa, cioè sul progetto di Renzi, l'ha rilanciato poi tra l'altro anche ieri sera in un'intervista a TG5, di tagliare le tasse sulla prima casa. Volevo sapere che ne pensa lei, perché insomma perplessità dal governatore di Banca Italia, perplessità va bene da D'Alema e Bersani, si può dire sono oppositori interni, fanno il partito delle tasse, comunque sono due esponenti del Partito Democratico. Poi sono arrivate oggi molto significativamente addirittura dal responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei, in due interviste. Ma guardi, noi come Scelta Civica sposiamo senza riserve il piano triennale nel suo complesso. Siamo anzi, come dire, più a nostro agio di quanto non eravamo prima nel sostenere questo governo, una volta che la linea economica principale diventa senza più tentennamenti meno spesa per meno tasse.
Dopodiché, se parliamo della tempistica degli interventi tra 2016, 2017 e 2018, non vi è dubbio che anche dal nostro punto di vista, se la priorità è anzitutto la ripresa della crescita dell'economia, sarebbe opportuno proseguire con IRAP e costo del lavoro prima di mettere in campo l'intervento sulla casa. Detto questo, però, è un dato di fatto che noi già quest'anno abbiamo fatto interventi importanti, ad esempio i 5,5 miliardi di minore IRAP proprio sul costo del lavoro, cosa mai fatta dal 97 in avanti, e ciò non di meno a causa di un dibattito fiscale con la pubblica opinione intossicato da anni di tira e molla sulla prima casa, non ci viene neanche riconosciuto di aver fatto una riduzione clamorosa della pressione fiscale sul settore produttivo. Da questo punto di vista, in termini politici, mi spoglio più di un lato di analisi tecnica che mi porta a dire quello che ho detto prima, in termini politici comprendo l'esigenza di Renzi di dire facciamo un passaggio sulla prima casa, che in termini di percezione e di fiducia dei cittadini sul processo di abbattimento della pressione fiscale ha un impatto 100 volte superiore, e poi proseguiamo anche sugli altri, cioè facciamo una piccola deviazione sul percorso, perché ricordiamolo, noi abbiamo cominciato dall'IRAP dal costo del lavoro. Sì, però è proprio questo passaggio che viene criticato. Abbiamo cominciato da quello che sì, non è appunto. Però è proprio questa cosa della casa che è l'oggetto di critiche e di perplessità anche interne. Quindi... Sì, però le ribadisco, se l'unico intervento fosse adesso facciamo l'intervento sulla casa, io le direi noi non siamo d'accordo. Se il prodotto complessivo è quello triennale, dove poi la grandissima parte degli interventi torna sull'IRAP, torna sull'IRPEF, beh, le dico che a questo punto l'importante è il prodotto complessivo, e se rimane uguale, anche se si inverte l'ordine dei fattori, per noi va bene comunque. Quindi mi pare di capire che lei punta alla realizzazione del piano Zanetti, lo dico con un sorriso perché ho, e adesso spero la regia di mandarle, le slide del piano Zanetti, che è la flat tax per il ceto medio, che però arriverebbe nel 2018, quando arriva il turno del piano Zanetti? No, allora, nel piano triennale. Se si segue la tempistica, eccole le slide. 2016 casa, 2017 IRAP, 2018 IRPEF. Io, come le dicevo, anticiperei, però l'importante è che le tre cose vengano fatte nel loro complesso. Sull'IRPEF, quello che noi proponiamo interesserebbe circa 8 milioni di cittadini, e sostanzialmente tutti coloro i quali dichiarano redditi da 28.000 euro in su, e consisterebbe in un'aliquota unica da 28.000 a 75.000 al 27%, laddove oggi invece già a 28.000 euro comincia ad applicarsi un'aliquota del 38%, che determina una crescita della progressività troppo veloce. Questo è il piano. E ma ne ha parlato con Renzi? Si avrebbero tre aliquote in luogo delle cinque attuali. Ovviamente è chiaro che bisogna capire che non è che in questo modo chi ha 70.000 euro di reddito è tassato come chi ne ha 20.000, perché la progressività rimane, semplicemente sale in modo meno veloce. Ma no, rimane una differenza di tassazione data dal fatto che ci sono detrazioni, deduzioni, c'è un'aliquota più ridotta sul primo scaglione. Ma lei sta lavorando... Diciamo che con questo tipo di intervento i vantaggi sono concentrati sui redditi da circa 35.000 a 65.000, ed è perfettamente coerente con un contesto dove abbiamo già fatto per i redditi di lavoro dipendente fino a 26.000 euro gli 80 euro. In contemporanea faremo l'analogo intervento sulle pensioni, in contemporanea a questo intervento sull'IRPEF, e inoltre per quanto riguarda i lavoratori invece autonomi abbiamo il regime dei minimi al 15% che miglioreremo in questa legge di stabilità per chi fattura fino a 30.000. Quindi diciamo che per pensionati autonomi e dipendenti fino a circa 30.000 ci sono già quegli interventi. Questo diventerebbe l'intervento per dare fiato a quella classe media
che oggi nella progressività dell'IRPEF è la più bastonata di tutte. Allora, a Minzolini piace il piano Zanetti? Ma intanto è un mea culpa rispetto, diciamo, a tutto quello che è stato detto in passato sull'iniziativa da parte del centro del governo Berlusconi di intervenire sulle tasse per la casa. Quindi da questo punto di vista già c'è il primo passaggio. Io poi posso dirti una cosa, ho questa idea. L'idea è che probabilmente... Rientra il Minzolini, sento che rientra il Minzolini, no, osservatore. Io parto da, no, ma io parto da un presupposto. Perché viene fatta questa cosa ora, come dicevamo prima? Perché c'è una difficoltà nel rapporto tra questo governo e il Paese. Noi siamo arrivati, non so se questo, l'altra sera Berlusconi, non lo so, perché lui dice l'indice di gradimento di Renzi al 31%, a me risulta al 33%. Però l'indice di gradimento verso il governo è del 25%. Quindi un italiano su quattro approva questo governo. Quando fu fatto fuori dal PD il governo Letta, era il 23, non era tanto distante. Allora lui ha bisogno di aprire un rapporto con l'opinione pubblica e tira fuori, diciamo, questa grande iniziativa. Però di questa grande iniziativa io mi rimango, diciamo, alle cose che vengono dette, non alle promesse. Cioè, c'era un'analisi di un'impresa, ma lo stesso anche della CGIL di Mestre, che dice che nel DEF, cioè su un provvedimento approvato, da qui al 2018 c'è un aumento di 100 miliardi di entrate fiscali. In altre parole, arriveremo alla fine, nel 2018, con il 44% di pressione fiscale. Allora io mi chiedo, quello è un documento che è stato approvato, questi sono dei propositi. Rispetto ai propositi, se uno si va a fare i conti, dall'inizio del governo Renzi mancano l'appello rispetto alle promesse fatte 90 miliardi. Che sono stati detti che si sarebbero, diciamo, messi e che non sono stati messi. Vediamo, andiamo a verificare. Andiamo però io credo, però vediamo, nel senso, parti dal presupposto che io auspico un'iniziativa di questo tipo, però credo che sia la solita, diciamo, annuncio che poi non avrà dei... Questo tuoi. Superamento, no, questo non posso replicare, naturalmente resta rotta, però volevo chiedere a Ilaria Bonaccorsi, questo rifiuto del Partito Democratico di Renzi di identificarsi con la sinistra del classico tassa e spendi, insomma, ha provocato una reazione, abbiamo visto Bersani ieri qui, D'Alema, eccetera, che sembra molto, come dire, di fare un po' di ritirarsi in una roccaforte, diciamo, di vecchio tipo. Non so quanto può essere efficace politicamente. No, ma infatti il problema è la crisi della sinistra, al di là dell'evoluzione o involuzione del Partito Democratico, ma c'è un'evidente non risposta della sinistra, che è fragile, debole, non è rappresentata neanche sui media, prova a riorganizzarsi attraverso piccole proposte come possono essere quello del ritorno al referendum, però non c'è molto. Detto questo, cadono due baluardi della sinistra, secondo me, molto forti. Uno è il principio costituzionale che la tassa è proporzionale al reddito, perché eliminare la tassa sulla prima casa per tutti, senza distinzione, è questo, cioè è non rispettare un dettame costituzionale, e l'altro è la relazione, che era una relazione di sinistra, che parlava di equità, e cioè tasse, ritorno, servizi. Anche questo, cioè io pago tasse per avere indietro dei servizi. Ora, fare meno tasse per il ceto medio, perché questo è un po' anche la proposta Zanetti, vuol dire guardare al loro elettorato, è il discorso di prima, vuol dire trasformare la propria base. La battuta di D'Alema, non so quanto riusciremo a sostituire i tanti, no, Vladimiro con i Verdini, è reale, cioè loro stanno cercando di cambiare base e di prendersi la loro. È quello il problema. Bisogna vedere se ci riesce, più che altro, non so. Ma questo non lo so, certo è vero che la sinistra, che la tassa sulla casa viene vissuta come una tassa di sinistra dalla sinistra, cioè pensano che i servizi... Però è anche vero che in Italia le tasse sono altissime. E c'è, ed è anche vero che la sinistra... Ma gli unici paesi, posso dirti, in cui non c'è la tassa sulla casa è il Niger, il Togo, la Thailandia e lo Yemen. Sì, per sì, il no, resto la prima casa è tassata più che da noi nel resto del mondo. Ma no, è verissimo. E le esenzioni vanno fatte in base al reddito, cioè se ci sono redditi troppo bassi, o per esempio in Inghilterra anche in base all'età. Ma non è possibile quello che... Salvatore Merlo. È vero che il peso della tassazione in Italia ha raggiunto dei livelli spaventosi, ed è altrettanto vero che la tassa sulla prima casa è una tassa odiosa per gli italiani, ed è una tassa probabilmente illiberale.
di più, è un, la prima casa viene acquistata dagli italiani spesso con sacrificio, cioè c'è una certa filosofia che riguarda la, la casa, tant'è che fu individuato da Berlusconi come un fortissimo argomento di campagna elettorale, e i giovani si indebitano, quelli che hanno la fortuna di avere un lavoro a tempo indeterminato fanno un mutuo trentennale per comprarsi la casa, poi se la vedono tassata si infastidiscono. Ovviamente. Dopodiché il livello della tassazione è spaventoso, quindi l'idea di abbassare le tasse, di mettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani, di mettere in moto di nuovo la domanda interna, è coerente anche con la politica che Renzi sta cercando di fare in una situazione molto complicata, evidentemente, a livello europeo. Proprio quella è il segno di una difficoltà politica? Io non tenderei... Non bastava la local tax, secondo me. Non bastava, stavano lavorando tutti i tecnici di Renzi che lo sia. Stamattina ci stiamo chiedendo, è una grande manovra di campagna elettorale, uno spot pirotecnico, eccetera, o è un tentativo di grande operazione keynesiana per rimettere... E non la risposta io non lo so. Non c'è ancora. Vediamo. Da osservatore noto che lui si sta muovendo in maniera coerente, cioè qui all'interno nel paese dice intendo abbassare le tasse, ridurre, eliminare la tassa sulla prima casa, fare un'operazione sull'IRPEF ancora, quindi ridurre le tasse sul lavoro, ridurre le tasse alle imprese, c'è un piano e anche Zanetti qui ne ha parlato in maniera persuasiva e interessante. Dopodiché contemporaneamente, certo si può anche discutere su quanto successo questa operazione stia avendo, vediamo, si comporta in maniera coerente in Europa, diciamo, perché stiamo discutendo semplicemente perché anche il peso e l'autorevolezza di alcuni degli altolà che sono arrivati su un lato di questa operazione, semplicemente il rapporto con l'Europa sono state due interviste molto interessanti sul mio giornale negli ultimi due giorni, una al governatore della Banca d'Italia proprio ieri, e poi al ministro Padoan, e in sostanza entrambi si muovevano quasi all'unisono e in sintonia con quello che sta dicendo Renzi, cioè ma è evidente, però fatemelo dire, si tratta di ricontrattare con l'Europa, di ammorbidire il regime dell'austerity, e su questo si punta tutto. Questa governo. È una cosa molto importante che hai detto, e poi la voglio dire. Punta dicendo: noi abbiamo tenuto i conti, abbiamo fatto. Dalla posizione di Padoan, cioè, è interessante, io non lo ridurrei. Sì, è molto interessante, però. Eccolo qui. Taddei e le agenzie lo stanno rilanciando adesso dalle agenzie, però diciamo che il tema dell'austerity, che è un macro tema, e invece è la cosa proprio su cui sembra contare Renzi, perché il resto, diciamo, delle coperture è più. L'abile è difficile da ottenere, soprattutto sui tagli di spesa, questo mi sembra il punto. Padoan e Visco hanno espresso anche qualche cautela, qualche perplessità, ed è di questa che abbiamo dato conto anche nelle puntate dei giorni scorsi. Però io, sono i dettagli, la visione complessiva della questione. Però anche i numeri. Però io volevo far sentire ad Alessia Rota, a tutti voi naturalmente, non so se ieri era in aula, quando c'è stato l'addio di Enrico Letta. Vorrei farvi sentire cosa ha detto Letta, perché forse è nel fronte, mi è sembrato di capire, anche se esce dal Parlamento, però nel fronte di quelli che sono così, i perplessi, i gufi, i musi lunghi. Vediamo Letta. Signora Presidente, sono qui per confermare a quest'Aula la volontà di dimettermi da parlamentare già contenuta nella lettera che le ho inviato e che lei ha così cortesemente letto. Sono qui per chiedere a quest'Aula di confermare questa decisione. Non ripeterò passaggi di questa lettera, voglio però aggiungere e rimarcare come per me dimettermi dal Parlamento non voglia dire dimettermi dalla politica. Non mollo quella passione che ha accompagnato tutta la mia vita da quel giorno di aprile del 1978 in cui i miei genitori da Pisa mi portarono in via Fani
per insegnare a un ragazzino a rendere omaggio a chi aveva sacrificato la propria vita per difendere le istituzioni della nostra Repubblica. Non mollo, rilancio con altri luoghi e altri tempi. Il dovere che oggi avverto, in un tempo in cui sono carenti i momenti di formazione e sembra vincere il superficiale tutto e subito, è quello innanzitutto a favore della formazione, alla politica, alle politiche. Da qui l'impegno per la scuola di politiche che inizierà a Roma i corsi a ottobre. Le domande di partecipazione mi hanno stupito per numero, non mi hanno stupito per qualità e intensità di contenuti. Guardare i video che 700 ventenni italiani hanno mandato per candidarsi a questa scuola apre i cuori alla speranza. Quei video sono disponibili online, suggerisco di guardarli in particolare a chi è sfiduciato, a chi pensa che non ci sia più niente da fare. In quei video c'è speranza, c'è futuro. Si parla di comunità, di trasparenza, di spirito di servizio, di competenza. Ci si chiede di batterci, e io ho tutta la volontà di farlo, per una politica diversa, migliore, degna della fiducia dei cittadini che lavorano, faticano, meritano di vedere le loro aspettative realizzate. Allo stesso modo mi batterò in tutti i modi e con tutti gli strumenti che mi saranno possibili per un'Europa unita, autenticamente unita, diversa da quella che abbiamo vissuto, che abbiamo visto all'opera in questi mesi, non l'Europa con istituzioni deboli, sovrastata dagli egoismi nazionali, senza governo, vergogna, giudizio, che non riesce a provare umana compassione per gli ultimi della terra, i profughi e i disperati del Mediterraneo. Grazie dunque per il sostegno che ho ricevuto e anche sì per le critiche che ho subito. A molte di esse ho ripensato in questi ultimi tempi. Oggi le guardo con occhi più attenti, perché tutte queste vicende, quelle positive e quelle più negative, mi hanno cambiato nel profondo, mi hanno insegnato tanto, mi hanno regalato un punto di vista più completo, più pieno sul modo di intendere la dimensione dell'impegno pubblico e le relazioni all'interno di una comunità. È tutto questo che mi spinge al gesto di oggi, che io interpreto e vi chiedo di interpretare come una maturazione e quindi un rilancio. Dietro c'è soprattutto l'aspirazione a una politica diversa, nella quale l'andare insieme, il noi, conti sempre più dell'io. Il senso della comunità prevalga sulle aspirazioni individuali e partigiane. Una politica pulita e trasparente, nella quale chi entra nelle istituzioni le intenda e viva non come strumento per le proprie aspirazioni individuali, ma come la casa di tutti i cittadini, e per questo le rispetti e ne sia fino in fondo servitore, umile servitore. Grazie. Allora, Alessia Rotta. Io penso che sì, che fosse evidente che dopo essere stato Presidente del Consiglio Enrico Letta vivesse con disagio, anche per i fatti che tutti conosciamo, il suo ruolo di parlamentare semplice, non già per la situazione, e quindi abbia compiuto una scelta vista l'opportunità che ha avuto. Io voglio solo dire, arrivare al dunque, no? Non mi piace girare tanto per l'aia. Il passaggio che a tutti è risultato più significativo e forse anche più critico rispetto a Renzi è stato quello senso del noi, della comunità, delle critiche. È chiaro che le critiche e il passaggio più applaudito, quello sui profughi, come si è notato in aula, questo lavorare tutti insieme per un'Europa diversa che quindi Enrico Letta proseguirà. Il passaggio da noi alla comunità, io voglio ricordare solo questo, e non è questa l'occasione né per far polemica né per aprire nessun tipo di dibattito, ma il senso di quella comunità del Partito Democratico che ha eletto segretario di questo partito, del Partito Democratico, a grande maggioranza Matteo Renzi, e che oggi lo vede Presidente del Consiglio, che ha portato anche dei risultati, mi sembra, elettorali a proposito di Europa nelle ultime europee, e che guida oggi appunto il nostro partito e che appunto è Presidente del Consiglio. Quindi, e voglio dire che a proposito di chi è gufo, chi non è gufo, non voglio ridurre a caricature, insomma, si usano anche delle espressioni. I parlamentari che facevano capo, no, più vicini a Letta,
collaborano attivamente alle riforme e al lavoro parlamentare quando non sono nel governo, di questo governo, quindi io fugherei ogni dubbio, al netto dei libri, al netto delle parole, al netto della posizione personale che è evidente. Io volevo fare una, prima di andare in pubblicità, perché poi so che ci deve lasciare Zanetti, volevo fare, a proposito di Europa, una domanda anche a lei sul se condivide quest'idea che poi tutto è affidato alla trattativa con l'Europa dentro il 3%, e che se Renzi, se le è piaciuto Renzi che ieri ha detto però basta l'Europa che fa la maestrina con la matita rossa e blu. Cioè quella è la parte più sostanziosa per le coperture. Tutto, le lo devo chiedere molto sinteticamente perché dobbiamo andare in pubblicità. No, che sia tutto affidato a quello, no. È evidente che innanzitutto bisogna lavorare sul fronte della riduzione della spesa. È evidente che bisogna reinvestire quello che arriva dalla crescita in riduzioni di imposte. È chiaro che però il terzo pilastro, a rabbocco dei primi due, è anche quello di una maggiore flessibilità sul deficit nel rispetto delle regole complessive. Certo. Da questo punto di vista, certo che quella flessibilità nel rispetto delle regole complessive dobbiamo ottenerla nella sua massima espressione. E se serve, ma secondo anche, lei Renzi l'ha già ottenuta, cioè ha una carta in mano, un accordo con la Merkel, o pensa di avere una cosa di questo genere in virtù di un atteggiamento, diciamo, anche rispetto alla Grecia o rispetto anche all'immigrazione, diciamo, non aver puntato i piedi più che tanto? No, già ottenuta in senso tecnico credo di no. No, in senso politico. Esserci delle intese politiche di massima o delle aspettative legittime, penso di sì, ma guardi, in Europa lo abbiamo visto anche con Tsipras, se funziona, purtroppo è uno dei lati negativi dell'Europa, la definizione puntuale di ogni cosa arriva sempre un secondo prima dell'ultimo momento utile, perché purtroppo c'è un modo di portare avanti i dialoghi, le trattative, che non consente mai di prendersi per tempo. Grazie, ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi che parliamo anche naturalmente della Sicilia, di Marino e di tante altre cose, a fra poco. Grazie a Zanetti. Vi invito a condividere l'idea di completare l'avvio, credo che sarà in un mese, della programmazione europea e di alcune riforme indispensabili, salva Sicilia, e poi voi, e solo voi, senza diktat romani o di poteri paralleli, potrete decidere la fine di questa legislatura. E al Parlamento sovrano che spetta questa decisione, che non può essere presa di fronte però a un castello di menzogne, che va presa come scelta politica sulla base di una valutazione se è opportuno o meno continuare, o se è necessario procedere alle elezioni democratiche. Io non ho niente da conservare, guardate, ho soltanto da perdere le catene. Allora, Salvatore Merlo è la... No, non era per competenza territoriale di origine siciliana che mi rivolgevo a te, ma perché comunque hai seguito queste vicende abbastanza, conosci quel mondo e come la vedi, riporta tutto nell'Assemblea regionale siciliana. Dove non vorranno mai votare perché sono, come dire, tra l'altro le prossime elezioni, quando ci saranno le elezioni in Sicilia, il Parlamento regionale deve ridursi da 90 a 70 deputati, quindi c'è una resistenza fortissima a ritornare alle urne. Poi tutta questa storia sarà efficace. Ma infatti si è rivolto teatralmente così, poi Crocetta c'ha questo modo di fare. Sì, sì. Poi anche la sua estetica, la sua capacità comunicativa è interessante, poi sempre allude a poteri forti, paralleli, cose del, un
giorno con Antonello Caporale, a intervista spassosissima tre giorni fa, ha tirato fuori la mafia, che chissà che cosa c'entra, poi di nuovo dei poteri forti, non meglio precisati, che vengono con voi servizi. Insomma, è una storia surreale, surreale da tutti i punti di vista, è surreale perché esplode su un'intercettazione che forse non esiste. Cioè lui è accusato di un silenzio, cioè di non avere commentato una frase infame del dottor Tutino. Quindi, però questa intercettazione, dicono i magistrati, non c'è. E tutto il tramestio politico esplode non perché lui ha portato, o meglio, non ha fatto niente, perché si muove in perfetta continuità con i governi precedenti di Cuffaro e Lombardo, in quanto a clientelismo, spartizione, lottizzazione, spesa pubblica pazzesca, cioè ha portato la Sicilia al collasso economico che la mette sullo stesso piano della Grecia nella dimensione delle nostre regioni. L'amministrazione sanitaria di cui si è occupata la signora Borsellino fino a pochi mesi fa, per un anno e mezzo assessore alla sanità di Crocette, ancora prima dirigente generale dell'assessorato alla sanità con Raffaele Lombardo, inquisito per mafia e poi condannato, è al disastro la sanità siciliana. La compagine di governo di Crocetta ha sostituito, siamo al 38esimo assessore sostituito in un anno e mezzo, insomma c'era bisogno di un'intercettazione che forse non esiste per porre un problema però politico. Finché non c'è stata l'intercettazione nessuno si è mosso, quindi allora c'è un titolo che mi sembrava molto efficace di Huffington Post che diceva Crocetta sulle intercettazioni, nel senso che adesso che succede? Ora che l'intercettazione le procure l'hanno sconfessata, naturalmente l'Espresso ha ribadito anche in una nota che è uscita ieri online, ha ribadito di averla ascoltata, come la modalità, che l'hanno ascoltata in più di uno, che veniva da una fonte investigativa, quindi l'Espresso continua nella sua versione e dobbiamo aspettare anche qui che si pronunci una procura sulla verità su questa storia. Però il paese non aspetta, la Sicilia non aspetta, questo è il tema. Però Renzi sembra aspettare a questo punto, quando dice Renzi, o governano o se ne vanno, è la stessa formula che ha usato con Marino ed è un'espressione di impotenza. Più che di impotenza è l'equilibrio di due cose. Uno, la leadership politica, perché comunque la Sicilia è governata al centro-sinistra, così come anche se appunto, e quindi penso che Renzi parli da segretario e dice: mi chiedete qual è la mia indicazione? La mia indicazione è questa. O governano o vanno a casa perché è anche quello che i cittadini chiedono, no? Io leggo anche del rispetto a Roma, perché c'è questo parallelismo evidentemente tra Roma e la Sicilia, non tanto per i due governi, no? O il sindaco e il governatore della Sicilia, ma perché questo senso di abbandono della sanità appunto al collasso della Sicilia, dove tutto sembra non cambiare mai, no? Sembra di vivere sempre nello stesso romanzo famoso del Gattopardo. Il tema, quindi, come indicazione politica, Renzi dice questo, non è un senso impotente. D'altra parte, l'altro equilibrio, l'altra gamba. Però prima era sembrato dire a casa, sia in un caso sia nel caso di Marino. Ma vede, però dobbiamo metterci d'accordo, perché se lo fa è autoritario e dice allora governo io, tu occupati del tuo, perché evidentemente è Presidente del Consiglio, da segretario. Appunto, infatti da segretario può spingersi fin dove? Fino a dare un'indicazione politica che è a tutti noi evidente e chiara, e penso lo sia a tutti, cioè o si governa vai a casa, oppure o fai funzionare le cose o cambi la giunta, oppure sono i cittadini già che non ne possono più, perché io penso che la sommossa però governi che non... o vai a casa non era qualcosa che si poteva dire anche prima. Anche prima dell'intercettazione, Non mi risulta che, io ho parlato ovviamente in questi giorni con i colleghi siciliani più significativi, voglio dire col segretario Raciti, evidentemente con il sottosegretario Farone, che sono quelli anche che leggiamo sui giornali che si esprimono a proposito della vicenda, e che
qualcosa, più di qualcosa non andasse, cioè 38 assessori che cambiavano, non cambiavano nel silenzio, no? Era dal governo Letta che sentivamo che cambiava quello del bilancio, perché è una regione che dimostra incapacità di autoriformarsi. Quando noi parliamo di tutti i temi, no? Sulle regioni che si tolgono il vitalizio, sulle regioni che chiedono di essere riformate, sui cittadini che giustamente pretendono efficienza, organizzazione, non sprechi, di non vedere quello che abbiamo visto che continuava nel passato, io penso che appunto di fronte a questo sia il paese che lo chiede, e Crocetta, più che giustificarsi o più che cercare dei colpevoli tra appunto i servizi segreti o che cosa, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Siccome questo continua a ritardare, questo esame di coscienza, non c'entrano le intercettazioni, sono due piani completamente, non c'entrano le intercettazioni, addirittura c'è Ferrandino ha dimostrato dimettendosi, Ferrandino ha dimostrato dimettendosi qual è la linea sua o la linea del Partito Democratico, cioè non mi interessa la poltrona, ed è questo che forse dovrebbero fare molti, chiedersi molti, mi interessa essere in sintonia con i cittadini, e o le cose si fanno o si va a casa. C'è una cosa che Renzi può fare, e che non riguarda la contingenza di questo governo, ma proprio la ontologicamente la Sicilia, cioè togliere lo statuto speciale a questa terra disgraziata che non si sa, cioè va veramente, per salvare la Sicilia bisogna toglierle questa benedetta. Questo l'ho sentito dire da dei colleghi siciliani. Comunque, e posso convenire, perché io ho un altro problema sulle autonomie, essendo veneta, essendo tra due regioni a statuto autonomo, mi piacerebbe che o tutte fossero autonome oppure e nessuna. Quindi potrebbe essere una... un'idea, una grande intanto idea. Intanto do il benvenuto a Lorenzo Pregliasco, sondaggista, esperto di comunicazione. Buongiorno, con la Supermedia, ma ci arriviamo tra poco alla Supermedia. Minzolini, o ma governano o vanno a casa, che significa? Ma governano o vanno a casa? Guarda, intanto il problema qui mi sembra un po' più generale, perché se noi andiamo dal nord al sud, abbiamo Milano, la vicenda di Pisapia, il vice che si è dimesso. Poi passiamo per Roma, poi abbiamo tutta la vicenda campana, De Magistris, come si chiama, e De Luca. Poi abbiamo la Sicilia. Tu vedi che c'è una situazione assolutamente complessa dentro il PD. E allora io mi pongo un problema. Al di là, diciamo, di questa cosa di Crocetta, che infatti sta lì da troppo tempo e uno dovrebbe risolvere, ma può Renzi avere un rapporto, deve andare in Europa e confrontarsi con la Merkel, deve avere, guidare un governo che è stato fatto in modo che nessuno gli facesse ombra, perché tolti a Padoan, cioè lì è perno, e in più deve fare il segretario del PD. Cioè, a me questo meccanismo mi sembra che è completamente, diciamo, folle. Diciamoci la verità, è una cosa che, in cui noi parliamo tanti annunci, ma nessuno poi segue un dossier come dovrebbe farlo fino in fondo. Dice, giustamente, la democraticità da Forza Italia, poi la prima che sento, faccio un discorso serio, perché da questo punto di vista noi parliamo, parliamo di una cosa. No, ma lui, stava dicendo sulla somma delle due cariche. I tuoi incarichi. Allora, tu senza quello Renzi sarebbe bravissima, ma lì però ti dà l'idea di come, e torniamo a Letta, come è cambiata la pelle di questo partito. Sì, esatto. Lì sono due partiti, 3, 4, 5, sono un'altra cosa. Ma sì, però torniamo un momento a Crocetta e a quelle immagini che abbiamo visto. Mi sembra che alla fine lì ha ragione Salvatore Merlo, che lì resterà. È inutile che stiamo a guardare all'intercettazione, che c'è o non c'è. Lì, diciamo, un problema in quella regione che ha perso 35 assessori, diciamo, ha cambiato 35 assessori, non c'è da ora, c'è da 2 mesi, 3 mesi, un anno fa. Il punto è che, proprio perché tutto va avanti in termini inerziali, tanti annunci e pochi fatti, noi andremo avanti anche in questa maniera. La previsione è che, insomma, non si andrà a votare, Ilaria Bonaccorsi. La previsione è questa. Per esempio, questa settimana su Left scrive Corradino Mineo, che è anche lui PD, è un senatore, e dice che, a parte che il killeraggio mediatico è uno strumento della politica da tempi immemori, li ricordiamo tutti, è arrivato il killeraggio da parte di un giornale, ma il problema politico c'è. È un killeraggio la storia, questa storia? Loro l'hanno ascoltata, l'intercettazione è addirittura tradotta, perché era in, cosa ha detto ieri, in dialetto. Quindi vediamo, aspettiamo, ma voglio dire, è evidente che c'è stato... Ma dopo questa vicenda la detto legge sulle questo, intercettazioni potrà essere, diciamo, più stretta, più... Ecco, io non diciamo, oserei, per esempio... Più punitiva anche nei confronti... Ovvio che il risultato può essere quello, come ogni volta si è tentato di fare, ma non è questo il problema. È vero che in Sicilia c'è,
c'è un problema da tempo, 38 assessori cambiati, una spinta che sembrava rivoluzionaria, poi c'è da chiedersi se lo fosse veramente, della giunta Crocetta si è esaurita, c'è una regione che annega nel debito, come scrive Mineo, e quindi è evidente che c'è una questione seria che va affrontata seriamente. C'è una questione, come diceva Salvatore Merlo, delle statuto speciale o meno, delle autonomie. Speciale, però questa non pare sia nelle riforme. Allora, vado a Torino da Lorenzo Pregliasco. Lorenzo, la supermedia di queste settimane molto travagliate, che cosa ci dice? La supermedia, lo ricordiamo, di tutti i sondaggi. Sì, buongiorno a tutti. Supermedia che è l'insieme, la raccolta ragionata delle diverse rilevazioni di tutti gli istituti, ci consegna un quadro in realtà abbastanza coerente con quello che abbiamo visto già nelle scorse settimane. Possiamo vedere insieme il cartello 1 in cui abbiamo il dettaglio dei partiti maggiori, a partire dal Partito Democratico. Non vedo ancora il cartello, no, ma forse non c'è sta arrivando. Ancora il cartello, però intanto tu comunque raccontali i numeri, ma sì, esatto, arriverà. Eccolo qua. Partito Democratico al 33,1%, che è peraltro ricorso storico, esattamente il dato di Veltroni del 2008, che fu ai tempi salutato come in realtà un buon risultato, ma calo rispetto alle europee e calo anche rispetto alla precedente supermedia, siamo a 1,04 in meno. Il Movimento 5 Stelle invece sale al 24,7%, ricordiamo che la soglia massima del 5 Stelle è stata alle politiche di 2 anni fa, quando prese il 25,5%, quindi siamo veramente vicini a quel risultato ed è un dato, come si vede, in crescita rispetto alla precedente rilevazione. Poi Lega Nord 14,8, sostanzialmente stabile, una lieve perdita, un aggiustamento verso il basso, ma sono valori davvero importanti quelli della Lega, e Forza Italia al 12%, anche qua una piccola contrazione, ma siamo sui livelli ormai consoni da qualche mese a questa parte. Passerei al cartello con le liste minori, che però, ricordo come dico sempre, entrerebbero in Parlamento con l'Italicum, perché lo sbarramento è solo del 3%, Fratelli d'Italia 3,9%, NCD UDC 3,6% e SEL 3,5%, quindi insomma si riaggiusta qualcosina, ma siamo sostanzialmente sui livelli delle scorse settimane. Lorenzo, ne hai un altro di cartello, perché poi volevo farti una domanda su... Eccolo, vai, la distanza. Il riepilogo con la distanza tra PD e 5 Stelle che si riduce, siamo a poco più di 8 punti. Consideriamo che questa distanza alle europee di un anno fa era stata di 20 punti, quindi c'è stata effettivamente una contrazione, secondo i sondaggi, molto netta. No, la cosa che ti volevo chiedere era se questi sondaggi, diciamo, già tengono conto del caso Crocetta, per esempio, di cui abbiamo parlato finora, insomma, di questi casi qui, cioè già pesano su questi numeri, secondo te? Solo in parte, perché in realtà noi raccogliamo i sondaggi pubblicati nell'ultima settimana, il che significa che materialmente le interviste possono essere state svolte alcuni giorni prima. Chiaro. Esatto, quindi è difficile, però forse in parte su alcune rilevazioni c'è già stato, insomma, l'effetto. Allora, Ilaria Bonaccorsi, volevo approfittare della presenza di un esponente comunque della sinistra, non politica direttamente, ma senz'altro di area culturale, intellettuale, visto il giornale Left, per commentare l'altra notizia. Oggi c'è anche la notizia, apre Repubblica, insomma, Vendola a processo per l'Ilva. Insomma... è il leader di una forza politica che è il nome Ecologia nel suo acronimo. Sì, però per esempio noi sul Left auspichiamo da tempo veramente immemore non sospetto un cambio di classe dirigente. Io credo che anche in SEL sia necessario, quanto mai in questo momento. Io conosco giovani bravissimi come Marco Furfaro, Maria Pia Pizzolante, cioè io largo ai giovani.
Spero che sia tempo. La questione dell'Ilva è particolarmente dolorosa per una persona di sinistra, cioè ridurre le persone al ricatto o la salute o il lavoro, perché questo è stato fatto in Puglia. E Vendola ha delle responsabilità in questo senso? Se abbia delle responsabilità lo vedrà, lo verrà accertato dal processo in cui è stato coinvolto. Certo non è bella la risata, non sono belle quelle intercettazioni, non me lo aspettavo, voglio vederci più chiaro anche io. Detto questo, il problema politico, perché poi quello diciamo è Regione Puglia, il problema politico è che SEL secondo me deve assolutamente mettere in campo un'altra classe dirigente. È tempo, è necessario. Se vuole costruire, come dice, no? Sciogliersi in un nuovo grande soggetto di sinistra, che pensi alla sinistra e poi la faccia, secondo me devono farsi guardare avanti. Non sono, però ecco, è un progetto SEL, secondo te? Ma in realtà abbiamo moderato o ieri... O i Landini, quelle aree... Realtà ieri abbiamo moderato un incontro tra Fassina, Pizzolante, appunto, e Fratoianni, ed era sciogliamoci in una cosa più grande, diamoci appuntamento a settembre e cominciamo a mettere una piattaforma che ha come suo popolo quello della coalizione sociale di Landini, che fa altra cosa. Però giustamente, come diceva Landini, io costruisco un popolo, voi dovete dargli rappresentanza politica, è quello che va costruito e pensato, no? C'è spazio per un po' di sinistra? Beh, se il PD va Salvatore così verso di loro, forse. I sondaggi ti dicono un'altra cosa. Ma no, i sondaggi secondo me fotografano una situazione assolutamente in evoluzione in cui non c'è una sinistra, lì non c'è. Il PD per me... diciamo non rappresenta, almeno guarda, no, il mio modo di essere di sinistra, diciamo il mio modo di essere di sinistra per esempio rispetta la proporzionalità in base al reddito delle tasse, per cui io l'uscita populista dell'abbattimento per tutti la cassa sulla prima casa non l'avrei fatta, ne avrei fatte altre, per esempio possiamo detassare i soldini che si mettono da parte di quelle persone che lo fanno per i figli che vanno a studiare, possiamo combattere l'evasione fiscale, possiamo fare altre cose più per di esempio sinistra, sulla proporzionalità della restituzione dei soldi della famosa sentenza sulle pensioni è stata data una gradualità, gli 80 euro sono una risposta. Allora, anche quello avete dato un pezzo, è interessante il dibattito fra due sinistre, però io comunque fotografa la crescita dei 5 Stelle. Allora ecco, però i 5 Stelle poi è difficile capire che cos'è. Allora, però io ho fatto una domanda a Salvatore Merlo, però visto che sono stati tirati in ballo i sondaggi, scusami Salvatore, chiedo a Pregliasco se lo spazio per la sinistra rapidamente, poi Lorenzo. Sì, non ho sentito la domanda. Ah no, su uno spazio per la sinistra, perché stavamo commentando Vendola, se c'è, oppure sì. Diceva Alessia Rotta del Partito Democratico, diceva ma i sondaggi dimostrano che non c'è questo spazio, è così? Allora, i sondaggi fotografano l'esistente, inteso anche come equilibrio e offerta politica. Quindi se cambia l'offerta politica, evidentemente anche i sondaggi e gli spazi politici e elettorali si possono ridefinire. E poi che storicamente lo spazio a sinistra del PD posso chiederti, è più ampio, pensa che sia più ampio di quanto effettivamente. C'è Minzolini che ti vuole fare una domanda. Rispetto, perché poi c'è un altro partito che lì non viene di fatto... riportato è l'astensione, cioè se per caso ne possiamo avere, perché quello è il punto. Quello posso fare, perché vorrei dire una cosa poi a questo proposito, che secondo me è il problema di Renzi. Sì. Renzi continua a immaginare un'Italia che non c'è più, bipolare. In tutte le riforme parte da uno schema del genere, che ci sia un'Italia bipolare. Nella realtà non c'è più questa Italia bipolare, come minimo è tripolare. E questo qui tu, rispetto all'Italicum, è un problema da questo punto di vista. La riforma della RAI, se tu vai a vedere, è un problema. Me l'ero lasciata come, come dire, allora io ti dico, il punto essenziale, e oltretutto c'è anche un problema, il discorso di Letta lì ti fa capire una cosa. Questo partito, cioè il PD, è stato investito da degli elettori che avevano un'altra idea della proposta. Ora, tu, finché tu governi e puoi governare in una certa maniera, ma se tu fai delle riforme, tu devi avere una forte legittimazione sulle riforme che devi fare. Sono state stravolte completamente. La distanza tra il discorso... Fammi finire. No, io poi lo vedi, sono uno proprio tranquillo che fa parlare. La distanza che c'è tra il discorso di Letta e Renzi ti dimostra come il tipo di... operazione che è stata fatta, che sarebbe stata sicuramente più legittima e sarebbe stato sicuramente più forte se Renzi fosse andato al voto e poi aver fatto
e poi faceva le riforme. Invece qui lascia degli spazi enormi. E il rischio qual è? E lo ritroviamo quando tu hai un partito dell'astensione che è il più grande partito italiano. Ecco, cioè, però abbiamo che fatto la domanda a Pregliasco, poi non abbiamo sentito la risposta sull'astensione, però promesso dopo la pubblicità insieme anche alla RAI, perché anche la RAI è tornata ad affacciarsi nelle aule del Parlamento la questione. A fra poco. Allora, Lorenzo Pregliasco, l'astensione, il non voto. Il non voto, diciamo che per riprendere quello che diceva Minzolini, ormai il bipolarismo è tra chi va a votare e chi non va a votare, forse. Consideriamo che nelle elezioni locali ormai si considera un successo se va a votare più del 50%. Su un quadro politico nazionale, i sondaggi a questo si riferiscono, diciamo che ormai riesce difficile ipotizzare che vada a votare più di un 70%, laddove fino alle penultime politiche votava più dell'80%, quindi sono 3-4 milioni di elettori che rispetto a 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa, scelgono di disertare le urne. Una cosa solo sull'area sinistra, una piccola notazione che dà il senso di quello che dicevo prima, gli spazi si creano in politica, a mio avviso. La Lega, il Movimento 5 Stelle sono tutti esempi di come gli spazi più che trovarli vadano creati con una proposta politica e poi diciamo l'opinione pubblica si coagulerà intorno a spazi che sono creati. Ecco. Chiaro. Dunque però avevo lasciato in sospeso la stessa domanda sulla sinistra per Salvatore Merlo. Chiedi se c'è spazio per una sinistra? Non lo so, c'è sempre stata una sinistra alla sinistra dei DS, quindi... Sarà anche una sinistra, la sinistra, sinistra di Renzi. Di Renzi. Poi bisogna dire che Renzi rappresenta in Italia, dal punto di vista così dell'analisi politologica, un progresso in qualche modo della sinistra. Per qualcuno è una sinistra che si sta snaturando, secondo altri è... che questi fenomeni così che sono stati ideologie e non lo sono più, sono continuamente in movimento. Blair era di sinistra, sì che lo era di sinistra, quindi lo è certamente anche Renzi, malgrado faccia la battaglia sul Jobs Act e sull'articolo 18, malgrado sia, ed è questo è anzi altro che malgrado, sia molto benvenuta l'idea di abbassare le tasse, che è considerata dal punto di vista così schematico un'opzione che non appartiene culturalmente all'idea della sinistra, di una sinistra che si martella un po' così come... il diciamo. Piede, no, no, per carità. Avevo temuto. Allora, invece Augusto Minzolini parlava, e Alessia Rotta naturalmente, la questione della RAI. Allora, dovrebbe essere presentato, è stato presentato in realtà un emendamento da parte del governo, ma che succederà? Effettivamente riuscirà a fare in tempo la riforma, a votare entro settembre, mi pare di capire il percorso completo, quello è l'obiettivo e soprattutto chi poi avrà il vero potere di nomina e chi farà queste nomine, questo CDA si faranno ora, un altro? Ma io, nel senso, il fatto che il governo abbia presentato un subemendamento che di fatto crea le condizioni per cui sia... fatto il nuovo CDA anche con la vecchia legge, creando quindi con la Gasparri, creando quindi una fase di transizione, ti dà l'idea che in un modo o nell'altro si risolverà la questione. Lì il punto centrale però è uno solo, perché facevo prima un discorso e mettevo il rapporto rispetto alle riforme. Nella riforma di Renzi c'è un passaggio per cui la legittimazione, quindi di fatto il potere sulla RAI, passa dal Parlamento, che era il riferimento, al governo. Mi sembra abbastanza chiaro. E su questo ci sono, diciamo, valutazioni diverse. Io parto da un presupposto. Visto che di fatto, diciamo, di ipocrisia ne abbiamo tante nel nostro paese, come è giusto, diciamo, arrivare all'idea, diciamo, di togliere i partiti alla RAI? La strada principale dovrebbe essere quella della privatizzazione. Io penso una cosa del genere, nel trasformare il servizio pubblico. No, questo è il punto essenziale. Se non tanti, non l'avete mai fatto. Non vuole Mediaset. Come? Non vuole Mediaset. Ma infatti, ma io guarda, il problema è
sai cosa non sopporto nel dibattito? Cioè non si può uno presentare lì e dire qual è lo slogan su cui io faccio la riforma, fuori partite la RAI, quando tu poi risolvi in una maniera tale per cui alla fine non se ne vanno la RAI va, diciamo i partiti se ne vanno la RAI, ne rimane uno solo che di fatto poi gestisce tutto, che è quello del Presidente del Consiglio. Esatto. Questa volta è Renzi, questa sì, volta però dire la privatizzazione sapendo questa cosa, ma il punto centrale, io ti posso dire una cosa, una proposta di questo tipo l'aveva fatta Catricalà, cioè l'ultimo ministro, nel senso che diceva trasformiamo il servizio pubblico in una sorta proprio di servizio per cui alla fine poi privatizzi la RAI. Poi viene messa a gara, però, diciamo, per non fare cioè, il benaltrismo. Tu pezzi di servizio pubblico, e in questa maniera, tra parentesi, cosa faresti? Io sto facendo una teoria, perché chiaramente sta andando teoria, un'altra appunto, parte. Allora rimaniamo a dove sta andando, perché già non si capisce dove si sta andando. Si sta andando la teoria, verso, alla fine, tanto non ci allora, si va verso allora, la privatizzazione, stato, che è per carità. Sono stato estremamente chiaro, si è partiti con l'idea, con lo slogan, via i partiti della RAI. Però si è partiti con un accordo in commissione, quindi nella commissione no, più o dirti, meno... Lì come al solito è stato proprio, nel senso c'è stata l'idea, diciamo, questo tipo di... proposta fatta dal governo è stata cambiata in alcuni aspetti che non sono salienti, secondo me chiaramente è stata migliorata, però non c'è mai stata un'idea da parte dell'opposizione, parlo diciamo del centrodestra, ma potrei dire anche del movimento grillino, che non avrebbero sicuramente votato questo tipo di legge, proprio quindi... perché il problema centrale è quello di uno spostamento, diciamo, dell'interlocuzione da RAI Parlamento a RAI Governo, è evidente. E questo, a questo il governo non rinuncia, a questo no, spostamento, non rinuncia Alessia affatto. Rotta? No, per me il tema però ad oggi è che abbiamo una, due sono gli intenti, non solo la governance evidentemente no, della RAI, l'altro aspetto è quello di farla funzionare questa, e di garantire, cioè ripartiamo dai principi, no Mentolini? Cioè dare tutti i poteri all'amministratore delegato significa di far funzionare. Di farla diventare, secondo me, di garantire due cose ci interessano. Uno, che perché deve rimanere pubblica dal punto di vista, perché ci deve essere un servizio pubblico in Italia, per questo è nato, ce l'ha pure l'Inghilterra, no, con un modello molto più virtuoso del nostro. Dall'altro lato un funzionamento che deve essere manageriale, privatistico, se vuoi che la diciamo così, dal punto di vista del finanziamento, perché quello, per quello che abbiamo visto in questi anni, questo è il cuore della riforma, il senso per spiegarla al di là dei tempi che sono però un problema. Però rispetto a questo c'erano state delle correzioni per cui il Parlamento comunque aveva ruolo su alcune cose. Allora, rimarrà questo impianto? Cercherete di avere consenso anche da parte di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle allora, su questo? Rimanere tendenzialmente oppure invece questo... ci sarà un blitz a un certo punto? Tendenzialmente dovrebbe rimanere questo impianto, ma sappiamo che anche all'interno del Partito Democratico il dibattito lo è stato sin dai mesi scorsi in cui abbiamo discusso insieme nel partito, nelle riunioni serali, quelle che fa il partito Renzi, con tutti i membri della Commissione, della Vigilanza da una parte e dall'altra, e c'è dibattito. Infatti registro una delle affermazioni di uno dei membri della Vigilanza Rai, Peluffo, che dice di certo nel passaggio tra Senato e Camera tutto non resterà invariato. Evidentemente ci sono degli spazi, vedremo anche la praticabilità di questi spazi, ma l'idea, l'obiettivo, quello là è di contemperare le due cose, la pubblicità da un lato, il fatto che non possa rimanere vittima e paralizzata dalla lottizzazione che abbiamo visto in questi anni, e questo è l'obiettivo, e che funzioni e che sia una TV all'altezza. Salvatore Merlo. Devo dire che la riforma della RAI era nata brutta e sta uscendo persino peggio. E i partiti fuori dalla RAI, diciamo, il grande hashtag non è rispettato da quello che abbiamo visto. Comunque non sarebbe neanche questo il problema. La RAI è una risorsa potenziale di questo paese, bisognerebbe che decidessero cosa ne vogliono fare. O lo trasformano in un fantastico, più magro servizio pubblico sul modello della BBC, però questo significa che si fa pagare il canone, che si tolgono tutte le trasmissioni da televisione commerciale che ci sono, perché adesso è una specie di stranissimo e orrido ibrido e non si capisce che cosa sia questa la RAI, e probabilmente sono in tanti che sostengono che un servizio pubblico in un paese serve a tutelarne persino gli interessi, perché se non c'è qualcuno che racconta agli italiani chi sono e perché sono italiani, forse se lo possono anche dimenticare. Questa è la forza. Oggi c'è un sondaggio interessante, non è un sondaggio, è una classifica del soft power è uscita, no? L'Inghilterra è la prima potenza mondiale per soft power, significa capacità di esportazione culturale, musica, lingua, televisione. La BBC in questo paniere contava moltissimo,
è per dire che è più forte degli Stati Uniti l'Inghilterra da questo punto di vista, e anche grazie al suo servizio pubblico. Ora, che fare della RAI? Il vero tema della RAI è se va trasformata veramente in un servizio pubblico. Ci sono resistenze che sono anche sindacali, violentissime, perché poi... Però la riforma ti sembra, diciamo, tenere conto? No, di... no, la riforma, è tutto, non c'entra niente con tutto quello. Cioè è un problema, è un problema di governo. C'è una sola cosa interessante, spero che la mantengano. E dal mio punto di vista, ed è quella dei poteri rafforzati all'amministratore delegato, se lì ci mettono una persona che sa, questo poi di solito non è mai così, perché non mettono mai nessuno che si occupa di prodotto televisivo. Però se ci mettessero uno che sa che cos'è la televisione, che si occupa di prodotto televisivo, magari la RAI smetterebbe di comprare i format. Cioè c'ha un apparato, la RAI, che potrebbe... Inventerebbe qualcosa. Ilaria Bonaccorsi sulla... scrittori, intelligenze, come va a finire, comprano intanto... la prova del cuoco dall'estero. Come va a finire, nel senso, se comunque dovrà, diciamo, sulla la RAI può essere però anche uno strumento di trattativa politica su altro, un'occasione di trattativa politica su altro, e quindi se su quello poi magari il governo effettivamente non metterà la fiducia, come ha detto Giacomelli. Ma io temo che lo schema sia lo stesso della buona scuola, quindi poi ho paura dei blitz finali, perché la logica è la stessa, è una logica che è priva di contenuti, è tutta sulla governance, e lo schema è quello: capo assoluto, potere concentrato, deleghe in bianco. No. Un po' si smusserà, la scuola non possiamo riaprirla perché devo proprio chiudere. C'era Minzolini che voleva dire l'ultima cosa. Ma io sono assolutamente d'accordo che ci sia un amministratore delegato e non un direttore generale, ma proprio per questo la contraddizione qual è? Se tu fai un amministratore delegato, allora dagli una grande legittimazione, è il Parlamento. Se tu invece l'amministratore delegato lo metti in rapporto con il governo, è una cosa del Parlamento. Il Parlamento che cosa dà? Mette lì un personaggio di una certa natura e gli delega tutto. Quindi però deve essere il Parlamento a scegliere, non il governo, questa è la differenza. Ma altrimenti, se ti dico dove dovremmo arrivare, l'ho già detto prima, perché poi alla fine giriamo, o altrimenti fai un'operazione, come dice lui, me l'ho detto nel dibattito ti dico, nel senso che tu lo riduci, fai due canali, uno di informazione e uno di approfondimento. Però sono tutte cose che non stanno, non stanno nel disegno di legge, queste cose qui, quindi ne parliamo quando il disegno di legge comincerà a tenere conto di tutto questo. Grazie per essere stati con noi. Dopo di noi c'è Coffee Break, ci vediamo domani con Omnibus. Buona giornata a tutti.